La trave fino al 1950 era soltanto una piccola frazione del comune di Fano. Che la zona sia cambiata nel corso degli anni è assolutamente vero, ma non essere cambiata è sicuramente la vecchia chiesetta. La struttura religiosa denominata Madonna delle Grazie è stata costruita intorno al 1659 per opera di Don Pierandrea Cannavaro, rettore della parrocchia di Rosciano, ed è stata utilizzata fino agli anni 2000. Nel 2003 venne chiusa e per ben 20 anni non fu più aperta alle celebrazioni, tra le varie cause, anche il terremoto del 2016. Questa chiesetta venne costruita in questo posto su concessione del terreno da parte del Consiglio Fanese, che diede appunto la possibilità, il permesso al rettore di costruire questa chiesetta vicino al torrente Arzilla. E poi appunto viene chiamata Trave perché il torrente Arzilla era attraversato da una trave. Ecco il nome della via Trave, chiesetta della Trave. La chiesa a pianta rettangolare con un unico ingresso e un campanile a vela è stata poi ampliata in un secondo momento nella parte sinistra per consentire ai tanti fedeli di quel tempo di partecipare alle messe. Da quest'anno, grazie all'impegno dell'associazione Vivere il Poderino, in occasione delle festività di Natale, la struttura è stata riaperta e il suo interno è stato realizzato un presepe di grandi dimensioni posto sull'altare e sotto alla figura riprodotta della Madonna delle Grazie. Quest'anno abbiamo deciso insieme agli amici che vedete qua dietro, grandi protagonisti poi di questo presepe, di aprirla. Innanzitutto ringraziamo Don Giovanni Frausini che da subito ci ha detto sì e quindi ha sposato questa nostra idea, che poi è partita dal niente, perché noi volevamo solo ed esclusivamente trovare un pretesto per aprire la chiesetta, per poter vivere, rivivere e quindi regalarci un momento intenso di Natale, di incontro, che si poteva fare solo qua dentro. Il giorno di Natale è stata aperta la chiesetta con questo presepe che chiamiamo della solidarietà, perché è partito da niente e piano piano, come i pastori che andavano nella capanna di Gesù a portare doni, sono arrivati un sacco di cose per poter costruire questo presepio. E poi il giorno di Natale si è vissuto veramente la cosa più bella a cui tenevamo, l'incontro e la condivisione. Ognuno di noi ha messo un ricordo, cioè è stato veramente un Natale che ci siamo regalati, veramente speciale. Il presepe rimarrà aperto fino all'8 di gennaio.